Volevo iniziare questo video facendovi vedere la mia splendida nuova postazione. In questi giorni dormo in cucina perché il caldo è veramente atroce. E perché sto dormendo in cucina? Beh, il motivo è molto semplice. Eccolo lì, perché sono con il mio amore. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del vostro vichingo alias Vito Bellavita. Come state e cosa mi raccontate di bello visto che è da un po' di tempo che non parliamo? Solitamente questa è una domanda retorica, uno chiede come stai e poi nessuno mai che ti risponde. Invece io voglio sapere come state. Fatemi sapere come state passando le vostre vacanze estive. In questi giorni sì, mi sto sciogliendo come un ghiacciolo al sole. Ovviamente ragazzi mi sono blindato nella mia cucina perché c'ho l'aria condizionata, però c'è una cosa che non mi ha mai abbandonato e di questo ne sono veramente orgoglioso. Sto parlando delle mie care vecchie ascelle pezzate in tutto il suo splendore. Oggi, cari vichinghi, vi presenterò qualcosa di veramente incredibile, qualcosa di magico, ma questo già lo sapete perché sicuramente avete letto il titolo. Ma prima voglio iniziare questo unboxing facendovi un'altra domanda, perché voi lo sapete, a me piace mettere alla prova i vostri cervelloni ed è per questo che vi voglio presentare questo prodotto qui. Sentite anche il rumore? Adesso quello che vi chiedo, cari vichinghi, è di provare a indovinare cos'è questo oggetto. Ovviamente all'interno, avete sentito, ci sono delle cose, non è facile, lo ammetto, ma secondo me qualcuno riuscirà a indovinare. Siccome nei prossimi giorni torneranno i video all'interno della natura, e già questo è un grande, grandissimo indizio, dovete provare a indovinare di cosa si tratta. Ma adesso, basta, sposto tutto perché ci stiamo perdendo un po', vi vado a presentare il protagonista di oggi, il pacco che mi è arrivato qualche giorno fa. Aspetta però, sto dimenticando una cosa importante. Fermi tutti. Io lo so cosa state aspettando voi in realtà. A voi non interessa il pacco. A voi non interessa indovinare quell'oggetto. Io so cosa cercate da questo video. Ok, vi voglio accontentare. Ciao, mi chiami Viti. Ho 8 anni e faccio lo YouTube. E oggi faccio il mio unboxing. Ladies and gentlemen, in anteprima mondiale sul canale del vostro vichingo. Signore e signori, ovviamente il pacco era già aperto perché ragazzi, io non so resistere. Mi piacerebbe fare gli unboxing quelli seri e professionali, dove i pacchi si aprono al momento giusto, ma io non ne sono capace. Vi vado a presentare il pacco che mi è arrivato un paio di giorni fa, questo qui. Che cosa ne faccio questo? Ho comprato dei fiori magici. E perché questi sono dei fiori magici? Adesso lo vedrete, perché oltre ad avere delle proprietà benefiche e ad essere squisiti, qualcosa di unico, qualcosa di spettacolare, perché è quello che è questo canale, spettacolare! Vado ad aprire il nostro pacco, guardate qui, tolgo tutto il manuale e qui all'interno del nostro pacco, aspetta un attimo, guarda che meraviglia, abbiamo una specie di teiera. Togliamo con delicatezza le parti, le componenti di vetro, perché altrimenti si rompono. In un bel imballaggio abbiamo la nostra teiera avvolta, questo lo togliamo piano piano, molto delicatamente apriamo ed eccola qui ragazzi, non so se si vede bene, ma questa qui è la teiera e sembra più la lampada di Aladino trasparente. All'interno del pacco, oltre a questa piccola teiera che in realtà mi aspettavo in tutta onestà fosse più grande, abbiamo questa scatolina qui. E all'interno di questa scatolina, ragazzi, abbiamo i fiori magici di cui vi ho tanto parlato. Andiamo ad aprire la scatolina, piano piano. Opla! Eccoli qui, ragazzi! Guardate che spettacolo! Questi sono dei fiori magici. Abbiamo i nostri fiori conservati in sottovuoto per mantenere chiaramente alta la qualità. Ci sono 6 fiori diversi. Il nome forse è tedesco, questo qui è il fiore ragazzi, guardate che meraviglia, ma ancora la parte migliore deve arrivare perché poi vi farò vedere cosa avverrà con l'acqua calda. Nella scatolina invece siamo più fortunati perché abbiamo i nomi, per esempio questo qui è affare bianco, poi abbiamo solstizio, gocciolina di perla, affare rosso, viola lucentezza e sussurro del volcano. Volcano, avete sbagliato, si scrive vulcano, non mi dovete sbagliare l'italiano perché mi arrabbio. Sto scherzando, può capitare a tutti, anche a me. Adesso non ci resta che scegliere il fiore. Nel frattempo ho messo un pentolino con l'acqua a bollire perché ci servirà l'acqua caldissima per far sì che i nostri fiori possano sprigionare tutte le proprietà benefiche. Chi mi conosce da tempo lo sa, io amo le tisane e per me fare queste cose è veramente meraviglioso. Adesso mi tocca scegliere un fiore e vi dico la verità, quello che mi ha fatto più simpatia soltanto per il nome, perché ovviamente non conosco i gusti e le varietà, è questo qui, sussurro del volcano.
anche se hanno sbagliato il nome, però il sussurro del vulcano, cioè voi immaginate un vulcano che parla, che mi sussurra all'orecchio con la lava. Sussurro del vulcano. Dove sei? Sussurro del vulcano. Dove sei? Cari vichinghi, questo è il primo fiore magico, sussurro del vulcano. Adesso lo metteremo all'interno di questa teiera e mi servirò dell'acqua calda per sprigionare la magia. Preparatevi, tenetevi forte perché sta per accadere una cosa meravigliosa. Almeno spero. Eccolo qui. Avete presente la cima di una montagna? Ecco, questo fiore, non so il perché, ma mi ricorda la cima di una montagna. Ha quell'odore strano, intenso, forte, selvaggio. Non so come descriverlo nella perfezione, però è veramente stupendo, ragazzi. Non è un odore che senti tutti i giorni. Questo che si presenta qui è il sussurro del vulcano ed è un fiore chiaramente secco che adesso, a contatto con l'acqua calda, dovrebbe aprirsi e creare una bevanda magica. Non vedo l'ora di vedere il risultato, quindi cosa facciamo? Prendiamo il nostro sussurro del vulcano, lo mettiamo all'interno, aspetta, lo voglio girare dalla parte giusta, tipo così, e adesso andiamo a mettere l'acqua calda. Ovviamente fate sempre molta attenzione. Ok, lo lasciamo così. In immersione, si è appannato tutto il vetro. Mettiamo subito il coperchio e adesso attendiamo 8-10 minuti. Cari vichinghi, sono passati più o meno 10 minuti e io effettivamente avevo pagato per questo qui, ma non ho capito perché mi è arrivato questo. Diciamo che c'è un po' di differenza, sembra un ragno annegato all'interno dell'acqua. Adesso ve lo faccio vedere meglio, ma insomma fa un po' impressione. C'è una cosa che effettivamente mi sfugge: perché il mio fiore non si è depositato in fondo? Beh, forse perché l'acqua doveva essere ancora più calda, questo non lo so, oppure perché il mio fiore era difettoso. Ok, cari vichinghi, abbiamo visto l'estetica del nostro fiore, adesso però è arrivato il momento più importante: il gusto, il sapore del nostro fiore. Come si chiamava? Ho preso un bicchiere trasparente per farvi vedere il colore, guardate che bello. Non voglio assolutamente alterare il sapore, quindi non vado a mettere né zucchero né miele, voglio assaggiare il tè in maniera naturale, così posso apprezzare realmente il valore di questi fiori magici. Sa di tè, quindi tutto quello che posso dire è che è tè, di quello ne siamo sicuri. Però è un po' vecchio, stagionato, non so come dirlo, ragazzi. Secondo me il sapore rispecchia appieno la descrizione dell'odore. Come vi dicevo prima, sa di selvaggio, di montagna arrugginita. Insomma, è un sapore molto forte. Non è un tè sicuramente dolce, non è sicuramente un tè squisito, ma per esempio se volete servire un tè in maniera totalmente spettacolare e fare una cosa diversa con i vostri ospiti, ve lo consiglio, perché vi dico la verità, è molto scenografico. E se devo dare un voto da 1 a 10, il mio voto è 7. Dal soffio del vulcano mi aspettavo un sapore ancora più piccante. Visto così, il nostro fiore fa un po' impressione, sembra una medusa spiaggiata, insomma, non è il massimo. Qui invece abbiamo gli altri fiori che non farò adesso, non in questo video, anche perché ragazzi sprecherei il tè, visto che ne ho già bevuto uno e un altro tè non mi va. Che dire, cari vichinghi, spero che questo video di oggi vi sia piaciuto, spero di avervi fatto vedere qualcosa di nuovo e come al solito vi rinnovo l'appuntamento a seguirmi tutti su Instagram, mi raccomando, lì posto un sacco di storie ogni giorno, ci possiamo tenere in contatto. Insomma, se volete essere dei veri vichinghi, correte anche lì su Instagram. Per questo video di oggi è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video e ciao! Wow!